Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Bentornati all'appuntamento con le stelle di Azus. Volevo ringraziarvi per l'affetto che mi avete dimostrato in questi giorni di assenza. Ma ora siamo pronti a ricominciare e partiamo con l'oroscopo della settimana che va dal 4 al 10 di marzo. E iniziamo dal segno dell'Ariete. Cari amici dell'Ariete, sarà una settimana davvero molto intensa per quanto vi riguarda, con una luna particolarmente interessante nelle giornate di giovedì e di venerdì. È una luna congiunta a Marte, congiunta a Venere. Possono arrivare delle buonissime notizie che riguardano i rapporti sentimentali, che riguardano l'amore. Sul lavoro si aprono nuove strade nella giornata di lunedì 4, ma poi dovete fare attenzione perché le giornate di martedì 5 e mercoledì 6 sembrano essere particolarmente impegnative. Nel corso della domenica, con la luna nuova nel segno dei pesci, avrete voglia di pensare, di riflettere e magari di correggere anche qualche errore che avete fatto ultimamente. Sarà una domenica di riflessione. E andiamo al segno del toro. Amici del toro, la settimana parte con la luna nel segno del Sagittario, è utile per risolvere eventuali questioni legali, anche per contattare un notaio se avete bisogno di stipulare una nuova società o di perfezionare una compravendita. Poi martedì e mercoledì sono giornate particolarmente interessanti che riguardano anche l'amore, perché l'amore è in un periodo di difficoltà, lo sappiamo. Marte e Venere nel segno dell'Acquario seminano zizzania nei rapporti di coppia, ma con questa luna martedì e mercoledì e poi con quella di domenica c'è la possibilità di chiarire e di recuperare. Attenzione alla luna di giovedì 7 e venerdì 8, perché è una luna particolarmente insidiosa, soprattutto per alcuni affari professionali, ma per l'amore. Ecco, quelle sono giornate in cui dovete evitare assolutamente dei litigi, delle crisi, oppure sono giornate in cui bisogna assolutamente astenersi dal fare dichiarazioni che possono essere compromettenti e impegnative. E andiamo al segno dei Gemelli. Cari amici dei Gemelli, luna molto interessante giovedì 7 e venerdì 8. È una luna che parla d'amore, che parla di sentimenti, che parla di gioie, di emozioni da vivere, ma la settimana però parte in salita. C'è la luna nel segno del Sagittario e qualcosa deve essere rivisto anche nei rapporti con i vostri collaboratori, con i vostri colleghi di lavoro, perché è il lavoro a darvi le preoccupazioni maggiori in questo momento, con i pianeti che transitano nel segno dei pesci. Sono il Sole, sono Saturno e sono Mercurio. Mercurio però si appresta ad entrare nel segno dell'Ariete, lo farà nella giornata di domenica. Ecco, domenica può essere una giornata di svolta, c'è una luna nuova nel segno dei pesci che per voi è il settore del successo, il settore della carriera, del lavoro. Si possono sbloccare alcune cose e poi con Mercurio in Ariete, insomma, comincerete a notare che tutto diventerà più facile anche per incassare denaro. Amore assolutamente fantastico e favoloso, come abbiamo ricordato, soprattutto nella giornata di venerdì 8, quando ci sarà una luna fantastica vicino a Marte e Venere. E andiamo al segno del Cancro. Cari amici del Cancro, è una settimana che vi vedrà in difficoltà nelle giornate di martedì e di mercoledì a causa della luna opposta, però c'è una domenica fantastica che apre degli scenari assolutamente nuovi, apre degli scenari fantastici che riguardano soprattutto il lavoro. È vero che Mercurio si sposta nel segno dell'Ariete, quindi può portare delle difficoltà, ma questa luna nuova è utile proprio per dare il via ad un nuovo progetto anche professionale, lavorativo. È utilissima per i viaggi, per chi deve spostarsi, per chi aspetta anche un trasferimento. L'amore è sempre un po' in difficoltà,
a causa di questi pianeti nel segno dell'acquario, Marte e Venere in maniera particolare, voi rischiate di farvi prendere troppo dalla possessività, dalla gelosia, dal sospetto. E questo sarà evidente soprattutto nella giornata di venerdì. Lunedì è una giornata un po' interlocutoria, in cui non accadranno cose straordinarie, ma ne potete approfittare per mettere ordine in casa o in ufficio. E andiamo al segno del Leone. Cari amici del Leone, la settimana parte con una luna fantastica nell'amico segno del Sagittario, quindi è una luna che vi permette anche di vivere dei momenti intensi da un punto di vista sentimentale e di perfezionare anche buoni affari. Attenzione poi alla luna di giovedì e di venerdì, è una luna opposta nel segno dell'acquario, vicino a Marte, vicino a Venere, alcuni nodi stanno venendo al pettine, è possibile un confronto con il partner, ma in questo momento serve assolutamente un chiarimento. Bene il lavoro, soprattutto a partire poi da domenica, quando Mercurio si sposterà nell'amico segno dell'Ariete, ma anche nelle giornate di martedì e di mercoledì avrete buone chance per ottenere risultati interessantissimi che riguardano proprio la vostra vita professionale. Il weekend è un weekend che vede la Luna transitare nel segno dei Pesci, una Luna che si fa nuova. È una luna utile per un cambiamento, per voltare pagina, per iniziare qualcosa di nuovo e accantonare magari anche vecchie abitudini o brutte frequentazioni. E andiamo al segno della Vergine. Amici della Vergine, beh, questo è un momento di confronti. Ci sono tutti questi pianeti nel segno dei Pesci che chiaramente vi impongono anche delle scelte, no? Delle prese di posizione che siano definitive, sia sul posto di lavoro ma anche nel rapporto di coppia. Voi non siete completamente soddisfatti di come vanno le cose anche con il partner e quindi dovete dirlo chiaramente ed apertamente, non è possibile più nascondere un certo malcontento. Martedì e mercoledì saranno giornate bellissime proprio per un confronto, proprio per aprire un dialogo, per aprire un dibattito con la persona che amate, ma anche sul posto di lavoro, insomma, avrete l'opportunità di far valere le vostre posizioni, le vostre idee. Attenzione a lunedì, è una giornata impegnativa in casa e in famiglia, e poi il weekend con questa luna nuova che si forma nel segno dei Pesci, è il momento del dentro o fuori, è il momento delle decisioni, è il momento delle prese di posizione, come vi ricordavo poc'anzi. E quindi sia in un rapporto di coppia che non funziona, ma anche in un rapporto di coppia che stenta a decollare, è arrivato il momento di dire basta. E andiamo al segno della Bilancia. Amici della Bilancia, questo è un periodo particolarmente fortunato per quanto vi riguarda, con Marte e Venere, per l'amore, con Marte e Venere nel segno dell'acquario, che vi rendono particolarmente affascinanti. Nessuna conquista è impossibile, soprattutto nelle giornate di venerdì 8, con una luna congiunta a martedì e a Marte e Venere, ma insomma è molto bella anche nella giornata di giovedì 7. Sono giornate quelle in cui davvero potete esprimere i vostri sentimenti, esternare anche un amore, no? Nei confronti di una persona. Occhio alle giornate di martedì e di mercoledì, saranno particolarmente impegnative in casa, in famiglia, con i vostri cari. E poi c'è questo weekend, un weekend con la luna nuova che si forma nel segno dei Pesci, che per voi è il settore anche della quotidianità, delle regole, del lavoro, dell'ordinario, se vogliamo. È una luna che vi invita a mettere a posto delle cose in casa, in ufficio. Se c'è qualcosa da sistemare, dovete farlo proprio nel corso di questo fine settimana, perché sono le giornate migliori anche per trovare delle idee e delle soluzioni ideali. Insomma, vi sembrerà nel weekend di non fare cose straordinarie e un pochettino anche di annoiarvi, ma perché sarete alle prese con questioni banali ma necessarie, però necessarie per migliorare decisamente la vostra vita.
e andiamo al segno dello Scorpione. Cari amici dello Scorpione, questo è un momento impegnativo per quanto vi riguarda, soprattutto in amore e in famiglia anche, ci sono continui confronti, c'è qualcuno che vi richiama all'ordine, alcune storie possono anche finire, però magari sono delle conclusioni necessarie, non potete più tirare avanti delle storie o delle relazioni che non hanno più nulla da dare e da dire soprattutto. Poi ve lo dice anche questa luna nuova che arriva non a caso nel fine settimana, luna nuova nel segno dei pesci, è il momento di rinascere, di rifiorire, di ricominciare, allora un rapporto che era in difficoltà può avere un chiarimento, ci può essere stata anche una rottura che adesso nel corso del weekend può essere ricomposta, oppure si riparte con un nuovo amore, con nuove intenzioni, con nuove prospettive. Anche sul lavoro questa luna è molto molto importante perché porta delle novità clamorose, ma tutta la settimana sembra buona sotto questo punto di vista. Martedì e mercoledì arrivano delle chiamate, arrivano delle telefonate, arrivano delle notizie e voi dovete essere bravi a prendere al volo le occasioni. E poi giovedì e venerdì, che saranno le giornate più complicate, giornate in cui dovete far valere il vostro temperamento perché sarete anche attaccati. E andiamo al segno del Sagittario. Cari amici del Sagittario, settimana che inizia con la luna nel vostro segno, quindi partirete a sprombattuto perché avete tante cose da fare, ma soprattutto avete tanti nemici da fronteggiare, perché tutti questi pianeti che sono nel segno dei pesci impongono proprio delle battaglie, delle lotte per ottenere i risultati auspicati. A tal proposito, la luna del weekend sembra dare una svolta a questo periodo, a queste situazioni anche di battibecchi, di inimicizie, e quindi voi potrete ottenere una vittoria definitiva. Molto bene l'amore che continua a darvi delle grandi soddisfazioni. Soprattutto le giornate di giovedì e di venerdì sono giornate particolarmente intense, belle, emozionanti. Lì può esserci un incontro anche per le persone sole, perché questo è un momento anche di innamoramenti, di incontri, di relazioni che possono sbocciare da un momento all'altro. Mercurio domenica passa nel segno dell'Ariete e questa è una buonissima notizia anche per le vostre finanze, per la vostra economia. Qualcuno è preoccupato per le spese in eccesso, per le spese in aumento. Questo Mercurio, a partire da domenica, sembra riportare il sereno e sembra riportare anche un maggiore equilibrio, perché vi darà poi la possibilità anche di incassare. Il weekend sarà un po' problematico, l'abbiamo detto, però attenzione, se lo trascorrerete in famiglia vivrete anche delle emozioni molto intense. E andiamo al segno del Capricorno. Cari amici del Capricorno, luna bellissima nel vostro segno, nelle giornate di martedì e di mercoledì, quindi approfittatene per perfezionare degli accordi lavorativi, professionali. Questo è un momento molto interessante, no? Per i colloqui di lavoro, per ottenere un avanzamento, per ottenere una nuova posizione a cui tenete molto. L'amore è sensualissimo in questo periodo. Molto Eros c'è in questo cielo e voi dovete assolutamente approfittarne per godervi fino in fondo una storia d'amore che ha ancora tanto da darvi. È una settimana tutto sommato molto positiva. Attenzione, perché domenica Mercurio passa nel segno dell'Ariete e quindi da domenica in poi le spese andranno tenute un po' sotto controllo e sarà più difficile anche comunicare con gli altri. E poi le questioni domestiche, anche le spese per la casa, saranno in primo piano. E andiamo al segno dell'Acquario. Cari amici dell'Acquario, settimana davvero molto molto interessante per quanto vi riguarda. Diciamolo subito, c'è una luna fantastica venerdì in maniera particolare, perché è una luna che si sposa con Venere e Marte nel vostro segno, amore in primo piano, dichiarazioni d'amore, qualcuno che si fa avanti, qualcuno che vi confida
un sentimento importante, tanta intesa all'interno delle coppie, insomma saranno giornate giovedì e venerdì molto molto intense sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda il lavoro ci sono sempre delle ottime notizie per voi già lunedì, attenzione a martedì e mercoledì, se dovete prendere qualche decisione dovete riflettere molto perché quella luna vi confonde. Il weekend è ideale anche per riordinare un pochettino le idee, per concedersi un piccolo lusso, magari un pranzo fuori casa, ma anche per prendere decisioni che riguardano proprio il vostro lavoro, un investimento economico e una spesa da fare. E andiamo al segno dei pesci. Cari amici dei pesci, è la vostra settimana, perché? Perché c'è la luna nuova nel vostro segno, che significa iniziare ufficialmente un nuovo anno astrologico. È una luna che porta fortuna, quella del weekend. Molto bella anche quella di martedì e di mercoledì. Dovrete stare attenti solamente a lunedì, quando ci sarà la luna nel segno del Sagittario, che rischia di mettervi i bastoni tra le ruote sul lavoro e in amore. Però, insomma, avete tante armi a vostra disposizione. È la settimana giusta per prendere una decisione in extremis, non potete più rimandare. Mercurio sta per uscire dal vostro segno e lo farà domenica, e quindi dovete prendere un accordo, e quindi dovete prendere una decisione rispetto ad un investimento da fare. Non potete più temporeggiare. Abbiamo detto, la luna nuova vicina a Saturno aprirà nuovi scenari nella vostra vita che renderanno più solidi alcuni vostri progetti, quindi dovete essere fiduciosi e vedrete che anche in amore le cose molto presto si sistemeranno. Venere ormai bussa alle porte del vostro segno, ancora qualche incertezza, ancora qualche piccola delusione nel corso di questa settimana, però poi sarete pronti a rifarvi. E con il segno dei pesci chiudiamo questo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Le stelle di Azus, come sempre, vi augurano buona fortuna.